morte, è come se io non vivo le mie emozioni in quel momento, che sono di sofferenza, di dolore, di paura, che sono troppo alte da sopportare, e per questo separo proprio la mia mente cosciente da quel momento. Il nostro cervello cosa fa? Il nostro sistema simpatico accelera il cuore, abbiamo una respirazione, diciamo, come quella dei cagnolini affannati in corsa, quindi molto breve e resistente. Il sangue va verso l'interno, sempre per proteggere il nostro corpo, e irrora i muscoli, perché se dobbiamo attaccare abbiamo bisogno di energia sui muscoli, se dobbiamo scappare nello stesso modo. Quando, diciamo, la situazione di pericolo è scomparsa, il nostro sistema parasimpatico rimette i valori, diciamo, a norma, okay? Ristabilisce il normale ritmo, il normale respirazione, eccetera. Quali sono le situazioni che noi possiamo fronteggiare e quindi chiamare dei traumi? In realtà sono delle più disparate, perché come esseri umani noi facciamo una valutazione della realtà. Io valuto e la mia valutazione sarà diversa di quella delle altre persone. Nella stessa situazione posso pensare cose diverse, in base alla mia vita personale, in base alle mie esperienze. Quindi ci sono dei traumi che possono essere chiamati T piccole, che sono quelli soggettivi. Vi faccio un esempio pratico. Se così, un folle, okay, mi mette in una gabbia con una tigre, quella è una paura oggettiva, presuppongo che tutti noi potremo sperimentare paura, perché il primo pensiero che abbiamo è che adesso mi mangia. O comunque non sono in grado di fronteggiare la tigre, scappo, al massimo mi posso congelare, ma la paura la percepiamo tutti.